¿Puede entrar? Sí. Unos dinero para ti. Una reparación, sí. Una reparación. Finito. Finito. Limpia. Buongiorno. Buongiorno. Hi, come sta? Bene, bene. Bene. Nice to see you. Money because you choose lasagna and the lasagna is no possible here. I'm sorry, it's the first time in my life, but bueno, when I open the bag, my head is red. I'm sorry. It's not the meal weight, is that what we're doing? Lasagna. Oh, you're sorry. Lasagna. So what's cooked or beef, stew for beef? What all the dishes are very, very good, but... Thank you. I have the lasagna, please. I want to change from beef to lasagna. Beef. No, 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 I'm joking. I'm cold. Ah, you just said good from the beginning. You want lasagna, yeah, now? Yeah. For you, beef, no? Thank you so much. Ternera, for you, beef, the same. Vegetables. Ah, sí, ¿ternera o qué? Ternera, bacalao. Ya lo sé. Ay, perdona, que vosotros también. Pensaba que no había. Me ha dicho, no han venido a hablar españoles, pero ya me habéis entendido, ¿no? Sí, sí, pero sí. Pero es que nos ha pasado eso, claro. Cambió la bombona y, claro, el horno va a entender. Do you know who is Elsa Maldonado? Because we have watched a lot of. The papers of her in the Camino Santiago, Elsa Maldonado. Elsa Maldonado. No? Maldonado. Who is she, or a man or a woman? She, a girl. A girl. And actually, she, I don't know if she is deaf in the Camino or something like that. Oh, there are many, many, I saw that, many shrines to people who died either on the but Camino. But I've seen a lot of her, that, yeah, her little picture. She I've seen presented a lot of her. Yeah, no, I don't know. Fammelo fare. Porta. Volevo dire gracias per questi two day. Grazie tutto. A chi? Grazie tutto. Tutto super. Quasi vegano, in una scala un po' più grande,
Paesaggio sempre quello, sempre stupendo, le strade sono sempre belle, strade bianche, sterrate, oggi direi bella agevole. Adesso mi godo questo tiepido sole, però verso mezzogiorno, verso le 11, comincerà a pestare come un dannato. Pausa sigaretta, attacco all'alto della pedraia, ovviamente non poteva essere in discesa, simpatica e regolare salita che ci porta nel punto più alto di questa tappa, poca roba, è 1150 metri, vediamo se almeno c'è panorama quando si arriva in alto. Sono nell'autostrada di Santiago, giro giro giro, strada immensa, il nulla. No, non ho sbagliato strada, è giusta, è giusta. Stronzino qui presente si è seduto qua vicino a me perché sto mangiando il panino. Il problema è che gli ho dato dei pezzi di pane col salame. Come vedete il salame l'ha spazzato. Lo stronzino il pane me l'ha lasciato qua. Per cui niente, stai qua e guarda che io c'ho fame. Questa sembra l'autostrada del sole, sta dritta, tutto uguale e non finisce mai. Sembra di vedere l'arrivo, ma invece continua dritta, dritta, dritta. Mi segnalano il passaggio di due ciclisti, lasciali passare. Ma il cammino figo, tandem, tracarichi come asini. I changed the world. Ooh, ooh,
Già arrivato in ostello, devo dire che è un albergo a 5 stelle. Tenete conto che l'albergo ci è costato 5 euro e vi dico che è veramente uno dei più belli che ho trovato fino adesso. Comunque adesso vi presento la famosa cattedrale di Burgos, imponente. Adesso provo a farmi un po' un giro e vedo anche sugli altri lati come è messa, insomma. Adesso scendo da sta scalinata e vado un po' a visitare il resto. E questa è l'altra faccia della cattedrale. È incredibile quanto sia grande. Non si capisce da come è costruita, qual è il davanti, qual è il dietro. Incredibile, enorme. I'm no longer frightened to be living senza una donna. No more pain and no sorrow. Come on in, sense on a donna.
bodies. As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy notions creep around. It makes me think long ago, I was brought into this life. Allora, oggi cambio il paesaggio, ultima collinetta, dopo iniziano le mesetas, c'è una bella fila di gente sulla strada, una bella carovana che si muove, tante persone, ripeto, ultime colline e dopo inizia il piattume delle mesetas. Il direttore della Resenione l'impianto, non l'impianto, ma facendo questo trattamento per lo questo è migliore che il paraíso, questo è il paraíso. Something. Relax. Relax. Max. Relax. I don't know, that's one for that. Via. Do I have to sing it? Concentrazione, concentrazione, saluto reale, infatti si vede danese, il capo redattore di Varese News. I was brought into this life, a little lamb, a little lamb, courageous stumbling, fearless was my middle name, but somewhere there I lost my way. Everyone walks the same, expecting me. Tappa per oggi terminata, siamo arrivati in questa piccola oasi con soli 12 posti letto, però è un posto tranquillo, veramente un'oasi perché c'è solo questo boschetto che dà un po' di ombra, un po' di leggero, il giorno veramente nulla, non le solite colline ma anche mezza pianta, è bellissimo, bello arrivare qui. Keep within the boundaries, if you to play, say contradiction only makes it harder. How can I be what I want to be? Operazione. Forza, forza, stringiamo i tempi. Be still constraints and crush. Wow. Dejar el hilo. Es mejor dejar el hilo o quitar. ¿Quitar? ¿Eh? No, es que igual es quitar, ¿eh? Mejor quitar. Yeah. No sé, ¿eh? Ah, you did! Come on, you did! Very good, very brave. Yes. Please, a very last one. Please close the door outside. One.
tú, cuando vuelves a comer, ande aquí con el arco, con sal. Del arco, please. And now I put the key in the door, sorry. Okay. Impossibile andare al cesso con questo tipo, è pazzo. Ti cura a vista. Non puoi aprire il rubinetto che corre lì. I have copyright. Che forza. I have copyright. I have copyright. Non parlo English, no English. Ok, io tengo copyright, no English. Copyright. Ah, ok, ok. Tú tienes la necesidad de hablar con el mío representante para publicar estas imágenes. Okay. Si no, tienes que borrarlo. Tutto, okay. Tutto, tutto. Me firma. Saludo para Italia. Saludo. Ancora per poco mi gusto le ultime colline. Tra un po' le colline spariscono e diventa tutto un piattume indefinito. Tra poco arriviamo a un altro paesello e poi si apre tutto il deserto delle Mesetas. Sotto il sole della una, adesso mi tocca questa simpatica salita, non so se la vedete in fondo, è una salita, dove cacchio è, più o meno qua, beh insomma, una salita tosta. Tanto la salita che ammazza, è che farla alla una e mezza, quella ammazza.
sono salita finita. Mesetas, dovrebbe essere l'ultimo video che faccio. Mamma mia, che temperature! Albergo italiano, eh? Qui. Il paesello intero della Vega direzione Fromista e poi dove arrivo. Dunque l'acqua è un bene prezioso e si sa, però qui è ancora più prezioso, perché adesso vi spiego cosa devo fare per riuscire ad avere un po' di acqua potabile. Meno male che una signora è venuta e mi ha detto: va che devi girare dall'altra parte,
se no ero ancora qua a girare senza ricevere niente. Pronti? Via! Ok, l'acqua ce l'ho. Oggi è spettacolare, cielo coperto, ventilato, piacevolissimo, temperatura gradevole, secondo me non minaccia pioggia, per cui sto sereno. Tra poco sono a Fromista e poi penso che farò un altro pezzo perché sembra ancora decisamente troppo presto, ancora mattina, e vorrei fare qualcosina in più senza strafare, però direi che la giornata è messa bene per camminare volentieri. And they're calling someone, such a familiar name. I'm so glad that my memory's remote, 'cause I'm doing just fine. How do I know to know when it is the revenge to do? Sole sulle mesetas, nulla dietro, nulla davanti, si cammina e basta. Adesso vediamo quando arriverò in qualche piccola oasi di ombra o casa, andrò a mangiare. Buongiorno, oggi giornata incerta ma dovrebbe volgere al bello. Non si vede molto ma da questa parte si vede ancora la luna, che ieri notte era piena. Da quest'altra parte invece
si vede il sole nascente. Io sono un po' in ombra perché è ancora mattina presto. Bello il cielo in questa fase di un temporale che stanotte è passato e ha bagnato le strade. La strada anche oggi, per buona parte, essendo le mesetas, è questa che vi faccio intravedere. Praticamente un immenso rettilineo a fianco della strada normale. Rettilineo dritto, 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 per cui anche oggi guarderò un po' a terra, un po' mi guarderò in giro, perché è ok che il paesaggio è piatto, però ci sono comunque diverse colorazioni, campi sempre ben curati e coltivati. Ok, non c'è nessuno, ma che brutta tappa, veramente anonima, paesaggi di piattume, niente di speciale, insomma sembra di essere pianura padana, zona Padova, dove c'è solo piatto, boschetti, fortunatamente strada abbastanza deserta, però comunque tutta su asfalto. Come sempre nessuno davanti, nessuno dietro, mi hanno passato due donne, probabilmente madre e figlia, in un quarto d'ora mi hanno passato e non le vedo già più. Manco hanno salutato perché erano concentrate nella loro camminata veloce, con un passo molto svelto, marziale. Non si fermavano neanche a fare delle foto, facevano solo foto al volo, probabilmente per non interrompere il ritmo. Io vado al mio passo tranquillo, tanto oggi ne ho solo 23 da fare, per cui tranquillamente viaggio così. Sono nella seconda parte del cammino. Si dice che la prima parte è quella del corpo, e quella direi che l'ho superata senza conseguenze. Questa seconda parte, le mesetas, sono relative alla testa, e questo direi che incomincia un po' a farsi sentire, non essendoci il quasi nulla ed essendo la strada completamente dritta. Però lavoriamo con sta testa, cosa voglia dire di precisa non lo so. Di fatto è che adesso quello che mi passa per la testa è di contare quante balle di fieno ci sono in ogni mucchio, e se ne vado ad appiccare il fuoco a una, quanto ci mette il mucchio a bruciare. Insomma, questi sono i miei ragionamenti di testa che faccio, tenuto conto anche della forza del vento che alimenta ulteriormente il fuoco e della concomitanza di più balle di fieno, di paglia o di quel cacchio che è, insomma, va davanti a camminare, va. Erano giovani e forti, ma sono morti. Finita, direi che sto abbastanza bene, conseguenze fisiche, psichiche non ne ho. Sono arrivato alla tappa, letti sempre a Castello, tantissimi posti, per adesso sono sempre solo in questo albergo qui. La novità di questo albergo è questo bellissimo giardino con piscina. Questo è quello che ascoltano in Spagna, nell'attesa che arrivino altri pellegrini. Buona musica italiana. Qua si ascolta Vasco Rossi. Italiana. Mi piace molto.
giorni in totale solitudine, senza riuscire a parlare con nessuno, finalmente ho trovato qualcuno con cui scambiare due parole. Adesso vi presento il mio amico. Io non è che parlo molto, però vabbè, almeno ci siamo fatti un po' di compagnia. Sembra di essere nella Sanremo spagnola, è tutto un fiore. Fanculo, piove. Ho fatto in tempo a prendere l'acqua. Adesso mi fermo qua sotto questo ponte fino a che non smette. Di acqua non ne voglio prendere. Paese dove devo arrivare, non so se si vede. Vabbè, giù in fondo. Dopo l'acqua presa, adesso sono arrivato all'albergo, 7 euro e praticamente mi sembra di essere arrivato a Gardaland. Città in movimento. È sabato e dove stanno andando tutti? Alla Plaza del Toro, dove tra un po' comincia la corrida. Sono quasi tentato di entrare, perché sto cercando di capire quanto costa. Sono dentro, adesso vediamo cosa succede e come va. Alla sombra!
ci sei, mi dispiace. Guardo dentro gli occhi della gente. Oggi il passo è bello allegro e se il tempo regge mi sa che oggi macino chilometri. Adesso siamo in questa autostrada, strada in terra battuta, non c'è una buca. Far colazione, ho conosciuto, chiacchierato con due italiane che stanno facendo come me questa variante del percorso. Infatti, se notate, non sto seguendo la traccia. Beh, non lo notate. Comunque non sto seguendo la traccia del cammino tradizionale, ma sto facendo una variante che mi porta ad un paesino, lasciamo perdere i nomi. Buon tour. Sing a song that passes by, sing in harmony and better. What do you say, my friend, summer night? Allora, oggi a colazione ho incontrato due ragazzine che stanno facendo la variante che sto facendo anch'io. Adesso, siccome è il secondo incontro, prima gli devo chiedere la liberatoria per poter essere filmate e dopo gli chiedo i nomi. Ho la liberatoria? Sì. Allora, giro. Io sono Fabio. Io sono Barbara. Barbara ed Elisa. Barbara, Elisa, buon cammino. Cosa cerco non so. No! Arrivando un tempaccio della Madonna, il vento comincia a rinforzare decisamente. Sono fatto 8 km quasi di corsa. Qua il problema è che queste case, cazzo di case qui, nessuno c'ha una cosa di diverso, eccetera. Sono arrivato in questo serrato. Adesso mi sbacco sotto qua e aspetto che passi. Mi godo questo momento fortunato. Oh, perturbazione a sinistra, perturbazione a destra, e sono in questo corridoio di cielo sereno. Finché dura lo sfrutto. Adelante. Che dite, due pecore che saranno passate di qua?
che stanno finendo le mesetas, può essere, sai che si sale un po' di sana salita per movimentare. Che ho fatto, che vedete alle mie spalle, è tutta la discesa di una parte provvisoria, perché il tratto originale che entra il Leon è in manutenzione, per cui ci hanno fatto passare per questo sterrato provvisorio, ma direi anche piacevole, almeno lontano dal traffico. Adesso pian piano mi avvicino alla città, entro nel casino del traffico e adesso riesco a vedere in fondo praticamente, porca Eva, si vede un cazzo da qua, circa lì c'è la cattedrale di Leon. Vabbè, lì devo arrivare, secondo me ci vuole ancora più di un'ora, però pian piano si va. Sono in questa piazza immensa, non so che piazza è, però c'è un edificio bello, non so che edificio è, mi informerò e vi farò sapere.